Gabriele Maruotti, l'Italia ha esordito in Polonia con una sconfitta. Analizziamo un po' la gara di ieri. Sì, cominciamo col dire peccato in realtà, perché ce l'eravamo costruita bene, ce l'eravamo costruita per vincerla e poi l'abbiamo un po' buttata con le nostre mani. Peccato per quel terzo set, ma in realtà anche già dal primo, insomma, abbiamo avuto un sacco di occasioni per portare a casa molti più set di quanti alla fine siamo riusciti a conquistare. Peccato soprattutto per quel terzo set nel quale vincevamo, non so, 17-10 probabilmente, e alla fine non siamo riusciti a concretizzare, ci siamo un po' incartati con le nostre mani. Quindi, insomma, l'analisi finale, cioè la cosa a cui pensavo ieri sera è che ci rimane, insomma, un po' d'amaro in bocca per quello che non siamo riusciti a portare a casa, a fare nostro. Però penso che dall'altra parte ci sia anche un po' di una sensazione positiva, perché probabilmente neanche noi ci aspettavamo di riuscire a giocare nel modo in cui siamo riusciti a fare ieri, e quindi la cosa positiva della partita di ieri è che secondo me ne usciamo con una grande consapevolezza nei nostri mezzi e in quello che potremmo riuscire a fare domenica e nelle prossime due gare anche contro l'Iran. Quindi, insomma, sì, c'è il lato positivo della sconfitta, c'è il lato negativo della sconfitta, il lato negativo del non essere riusciti ad uscire da situazioni un po' più complicate, però dall'altra ce ne sono anche di positivi, e secondo me in questo momento dobbiamo guardare più a quelli, perché sono quelli che ci faranno maturare in queste tre partite che ci aspettano in queste settimane. Partendo proprio da questi aspetti positivi che tu hai evidenziato, dove pensi che l'Italia debba migliorare per mettere ancora in maggiore difficoltà un avversario che comunque sia stato anche aiutato, come era successo a voi settimana scorsa, da 11.200 persone, insomma, però comunque non avete demeritato? Ma sì, 11.000 persone è stata una figata, insomma, secondo me li hanno un po' aiutati, ma non così tanto, nel senso che quando sei lì dentro sai di avere tutta quella gente intorno solo quando ti guardi a girarli, quando ti giri a guardarli, o quando fanno un punto loro e c'è un casino bestiale, altrimenti durante il gioco, insomma, non è che te ne accorgi così tanto. Quindi qual era la domanda? Mi sono perso? La domanda è se, cioè, dove dovete... dove dobbiamo migliorare? Secondo me è stata fondamentale ieri, in negativo, la fase della ricezione. Anche personalmente, insomma, non ne esco assolutamente contento, anche perché siamo andati in difficoltà soprattutto con le loro battute flottanti, in cui possiamo fare molto molto meglio. Quello secondo me è un aspetto che può migliorare facilmente, perché ce l'abbiamo nelle nostre corde, nelle nostre possibilità, però va fatto perché quello è un po' la base del gioco. Insomma, sul 17-10 siamo andati in difficoltà, abbiamo preso forse 5 break con una battuta flottante, lì al primo bisogna cambiare, finire il set e chiuderla, insomma, quindi è un miglioramento che potrebbe essere piccolo, ma è fondamentale ai fini dello svolgimento del gioco, ecco. Personalmente, a parte la tua critica, diciamo, sulla ricezione, come valuti la tua prestazione, considerando poi che nel momento in cui eri entrato nel finale parziale, poi avevi fatto 3 punti in quel finale, avevi permesso all'Italia, insomma, di rimettersi in carreggiata? Ma ti dico la verità, io, cioè, sono contento di come è andata la partita sotto molti punti di vista. Il rammarico grosso mio personale è quello della ricezione, perché è una cosa che so di saper fare, so di poter dare una grossa mano alla squadra in quel frangente, e ieri non ci sono riuscito, quindi quella è la cosa negativa che ti dico. Come ti dicevo prima, è uno step che può essere fatto anche
non dico semplicemente, ma con un po' di lavoro, insomma, abbiamo l'allenamento di oggi che, in cui poter inquadrare un po' quella situazione. Per il resto sono soddisfatto, insomma, sono partito dalla panchina, entrato al secondo set in un momento un po' caldo e è andato tutto bene, e quindi sono contento. Un'ultima considerazione la facciamo sul cammino generale dell'Italia, che fino adesso, insomma, a parte, vabbè, come dire, il punto guadagnato ieri o i due punti persi, a seconda di come lo vogliamo vedere, insomma, è stato un cammino straordinario e comunque il gruppo ha fatto qualcosa di estremamente eccezionale. Sì, assolutamente, era anni che non succedeva, ma penso, non ho tenuto il conto, ma da quello che leggo, insomma, era un bel pezzo che non succedeva una cosa del genere. Di sicuro, ma come siamo anche riusciti a dimostrare noi ieri, è un gruppo forte, è un gruppo completo, è un gruppo con tanta gente che può giocare e cambiare la partita in nostro favore, quindi sicuramente non possiamo accontentarci, perché forse il Brasile che abbiamo incontrato per meriti nostri ha giocato male, ma sicuramente in difficoltà, e non sarà il Brasile che incontreremo se arriverà alla finale di World League e comunque al Mondiale. Però insomma, abbiamo di sicuro, è una base importante quella che abbiamo, dobbiamo non accontentarci, perché questa Italia può fare grandi cose da qui al breve periodo che è quello della World League, ma anche in vista del Mondiale di settembre qui in Polonia. Un'ultima analisi la facciamo sul fatto che avrete la possibilità di giocare le finali a Firenze in casa, insomma, potrebbe essere un'ottima occasione questa. Sì, forse questo, a proposito del percorso che abbiamo fatto fino adesso, ci ha un po' sollevato dal peso della qualificazione obbligatoria, che tutto sommato sta andando benissimo, perché 19 punti in 7 partite, come dicevamo prima, era un pezzo che non si vedeva. Di sicuro la finale di World League in Italia è una motivazione grandissima, è un obiettivo grandissimo, e sarà molto bello, perché come abbiamo visto nelle ultime due settimane che l'Italia ha giocato partite in casa, il pubblico è stata veramente un'arma in più di questa squadra, e lo sarà sicuramente anche a Firenze in vista di questo appuntamento bellissimo. Quindi ce la stiamo godendo già da adesso con queste partite, con questa qualificazione, e speriamo di arrivare lì al massimo della forma e di giocarcela nel miglior modo possibile.